Il caso è scoppiato domenica sera e non sembra esaurirsi. Un consorzio di 16 media internazionali, tra cui Le Monde, Il Guardian e il Washington Post, ha pubblicato una grande inchiesta su un sistema di spionaggio digitale chiamato Pegasus. Al centro di tutto il caso c'è un'azienda di sicurezza e sorveglianza israeliana che avrebbe venduto a decine di governi in tutto il mondo un sistema per controllare gli smartphone di giornalisti, attivisti e oppositori, con conseguenze gravissime, compresa forse la morte di alcuni di loro. Nell'elenco dei numeri di telefono acquisiti, ha scritto ieri sera il Guardian, ci sono anche quelli di 14 capi di Stato o di governo, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, quello del Sudafrica Cyril Ramaphosa e il primo ministro pakistano Imran Khan. Siamo di fronte al caso più clamoroso da molti anni a questa parte, da quando nel 2013 Edward Snowden rivelò che la National Security Agency, un organismo del Dipartimento di Difesa statunitense, utilizzava sistemi di sorveglianza di massa non solo contro i potenziali terroristi. In questa puntata, Francesco Giambertone, Alessio Lana e Guido Olimpio ci spiegheranno in che modo un software di hackeraggio di cellulari si è trasformato in un intrigo internazionale. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di mercoledì 21 luglio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Per capire questa storia, dobbiamo partire da un'azienda che ha sede vicino a Tel Aviv. Si chiama NSO Group ed è finita sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo. Francesco Giambertone, che cosa è successo? Dunque, NSO Group è una società di sicurezza informatica israeliana che ha avuto successo grazie a uno spyware che si chiama Pegasus, cioè un software che serve per infiltrarsi nei cellulari delle persone e avere accesso a tutto quello che ci sta dentro. Pegasus ufficialmente viene venduto a importanti clienti solo per scopi di antiterrorismo e i clienti di NSO sono governi, forze dell'ordine e servizi segreti che appunto dovrebbero usarlo solo in casi estremi. Ecco, la clamorosa rivelazione di queste ore è l'esistenza di una lista di 50.000 numeri di telefono di potenziali bersagli che l'azienda israeliana avrebbe dovuto o potuto infettare con lo spyware su richiesta dei propri clienti. L'inchiesta ha svelato che gli obiettivi degli stati che usavano questo spyware non erano soltanto criminali o potenziali terroristi, ma anche giornalisti, alcuni dei quali sono stati uccisi, oppure attivisti, politici e in generale critici di alcuni governi autoritari. Ma di quali governi stiamo parlando? Questa è l'altra rivelazione importante del Pegasus Project, che è il nome del consorzio di testate giornalistiche che ha realizzato l'inchiesta. Dietro questa lista di 50.000 nomi da spiare ci sarebbero i governi di almeno 10 paesi, tra i quali Arabia Saudita, Emirati Arabi, India, Messico e Marocco. E ce n'è anche uno dell'Unione Europea, l'Ungheria di Viktor Orbán. Prima di raccontare le incredibili storie di chi sarebbe finito nel mirino di Pegasus, ho chiesto ad Alessio Lana, della redazione Esteri ed esperto di tecnologia, di spiegarci che cos'è uno spyware. Nonostante evochi scenari da Star Trek, diciamo che lo spyware è piuttosto semplice da spiegare. È un software che costringe un dispositivo a fare qualcosa per cui non è stato programmato. Nel caso di Pegasus, per esempio, abbiamo questo software che infetta esattamente come un virus il telefono altrui e lo costringe, diciamo, a ricavare delle informazioni che possono essere tutti gli SMS, le email, i messaggi, altri dati come il GPS, per esempio, fondamentale per sapere dove si trova un dissidente o dove è un avversario politico. Lo spyware viene creato essenzialmente in rete, c'è un vero e proprio mercato, una sorta di borsa, in quanto questo software sfrutta le vulnerabilità del telefono, del sistema operativo o dell'app, vulnerabilità che vengono scoperte continuamente, se ne scoprono di nuove e vengono quindi vendute. Ma come funziona questo mercato? Poniamo che io sia un cacciatore di vulnerabilità, ovvero un bug hunter.
Cosa faccio? Cerco eventuali buchi all'interno di iOS e Android, che sono i sistemi operativi di Apple o dei cellulari appunto Android. Una volta trovata una porta, diciamo, che mi permette l'accesso a questi dispositivi, io vado in rete e la metto all'asta. Talvolta questo bug viene comprato direttamente dalle aziende, che così possono riparare gli errori all'interno dei propri sistemi operativi, delle app, dei programmi, oppure vengono acquistate da chi fa software cosiddetto malevolo. In questo caso, ad esempio, Pegasus si pensa che sfrutti una vulnerabilità di iOS, ovvero il sistema operativo di Apple, e in particolare un buco all'interno di iMessage, che è l'applicazione per i messaggi. Generalmente, infatti, gli spyware hanno bisogno di un'interazione dell'individuo per poter infettare il dispositivo. Ad esempio, cliccare un link, mi arriva un'email generalmente fatta molto bene, perché gli spyware sono spesso dei programmi di alto livello, costano tanto, quindi l'email è credibile, sembra arrivare davvero da un mio collega o da un amico. Quindi clicco su un link e ecco lì che vengo infettato. Nel caso di Pegasus si pensa invece che sia uno spyware zero click, cioè che appena inviato si inocula automaticamente nel dispositivo obiettivo e non richiede che la vittima, cioè il possessore del dispositivo, faccia nulla. Questo lo rende ovviamente molto più efficace, anche se in realtà ci sono dei dubbi su ciò, perché gli spyware zero click sono visti dagli esperti di sicurezza come qualcosa di leggendario, di quasi inesistente, una sorta di unicorno. Ora che ci è tutto più chiaro, torniamo all'inchiesta. Francesco Giambertone, che cosa sappiamo finora e che cosa ancora manca? Sappiamo che non tutti i 50.000 numeri di telefono sono stati davvero attaccati. Se l'attacco con lo spyware sia avvenuto, lo si può accertare soltanto attraverso un'analisi scientifica del telefono. Questa analisi l'hanno fatta due gruppi, cioè Amnesty International e Forbidden Stories, una organizzazione no profit che sostiene i giornalisti minacciati o a rischio di imprigionamento e morte, su 67 utenze telefoniche di quella lista, con l'accordo dei proprietari. I numeri effettivamente attaccati dallo spyware Pegasus erano più di metà, e poi sappiamo di alcuni personaggi importanti finiti nel mirino, Jamal Khashoggi, per esempio. Khashoggi, lo ricordiamo, era un giornalista e oppositore saudita che nel 2018 è stato ucciso e fatto a pezzi dentro il consolato del suo paese a Istanbul. Secondo la CIA, l'omicidio sarebbe avvenuto su mandato del principe Mohammed bin Salman, figlio dell'attuale re. Che cosa ha scoperto su Khashoggi questa inchiesta? Si è scoperto che tramite Pegasus l'Arabia Saudita ha controllato per mesi il telefono di Khashoggi, quello di alcuni dei suoi amici attivisti e anche della ex moglie. E successivamente alla sua morte è stato spiato il numero della fidanzata dagli Emirati Arabi, che sono alleati dei sauditi. Naturalmente la società israeliana che ha creato Pegasus nega tutto, compreso il fatto di aver avuto un qualche ruolo nell'uccisione di Khashoggi. E dal Messico è arrivata una storia simile. Circa 15.000 dei numeri potenzialmente sotto controllo sono numeri messicani. Tra questi c'erano 50 numeri di telefono di collaboratori e familiari del presidente Andrés Manuel López Obrador, che erano possibili target quando lui era ancora un oppositore. Nella lista c'erano anche i telefoni di 16 giornalisti, compreso quello di Cecilio Pineda Birto, un reporter d'inchiesta che aveva raccontato i legami tra politici locali e narcos. Pineda è stato assassinato nel 2017 da due killer in un autolavaggio, che lo beccarono a colpo sicuro e poi scomparvero nel nulla. Una delle ipotesi è che lo abbiano trovato grazie alla geolocalizzazione del suo telefono, appunto. E poi c'è il caso dell'Ungheria, la nazione europea presieduta dal sovranista Orbán, che avrebbe sorvegliato oltre 300 persone. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha detto che, se fosse vero, sarebbe inaccettabile. Orbán sta combattendo da tempo una guerra ai media indipendenti. Nella classifica sulla libertà di stampa, da quando lui è diventato presidente nel 2010, l'Ungheria è precipitata dal 23esimo al 92esimo posto. Si è scoperto che proprio i giornalisti di una delle testate che hanno lavorato all'inchiesta su Pegasus erano a loro volta tra i soggetti da sorvegliare. Hanno fatto un controllo sui propri telefoni e hanno rilevato che lo spyware ha tentato di entrarci più volte,
e sempre poco dopo che quei giornalisti avevano mandato una richiesta di chiarimento o di commento al governo su qualche vicenda spinosa. Come se Orbán e i suoi volessero scoprire chi erano le fonti dei giornalisti e che cosa sapessero davvero. Ma i casi sono tantissimi, continuano a emergere e verranno fuori un po' alla volta. Pegasus Project è un'inchiesta a puntate, come una serie TV. Tra le vittime illustri, per esempio, c'è anche Rahul Gandhi, il principale rivale del presidente indiano Modi, e la figlia di Paul Rusesabagina, l'attivista ruandese ora incarcerato che ispirò il film Hotel Rwanda. Insomma, è una storia che bisogna continuare a seguire. Finora però abbiamo parlato poco di NSO Group. Chi sono davvero gli israeliani che stanno dietro lo spyware Pegasus? Gli 80 giornalisti di tutto il mondo che hanno lavorato all'inchiesta, e tra l'altro sempre senza mai parlarsi al telefono, per ovvie ragioni di sicurezza, hanno detto che acquisire informazioni su NSO non è stato e non è per niente semplice. Si tratta di un'azienda che si occupa di sorveglianza e sicurezza, quindi puoi capire. Di certo è una compagnia privata con circa 750 dipendenti che lavorano nel quartier generale di Herzliya, vicino Tel Aviv. NSO dichiara di avere 60 clienti, che includono governi, forze dell'ordine e agenzie di intelligence. Nel 2018 la società avrebbe avuto un fatturato di 250 milioni di euro. Anche se si tratta di un'azienda privata, è difficile pensare che il governo di Israele non sappia o non abbia voce in capitolo su chi siano i clienti a cui NSO vende il suo spyware Pegasus. In questo senso Israele ha una lunga tradizione, sia per quanto riguarda le nuove tecnologie, sia per lo spionaggio. Mi sono fatto spiegare qualcosa in più da Guido Olimpio, esperto di terrorismo del Corriere della Sera. Certamente Israele, lo sappiamo, ha una tradizione di intelligence molto ampia. All'inizio si è basato sulle fonti umane, quindi Mossad, agenti uomini, agenti donne, persone sul posto. Con lo sviluppo della tecnologia, non solo il Mossad, ma anche aziende private si sono dedicate allo spionaggio elettronico, cyber, hackers, intrusioni. Il Mossad ha usato cyber war contro l'Iran, contro gli impianti nucleari. Dall'altra parte abbiamo delle aziende che hanno sviluppato software molto sofisticati. In campo mondiale possiamo dire che abbiamo tre grandi realtà. A parte la Russia, la Cina, la Nord Corea, in campo occidentale esistono tre entità nel campo dello spionaggio elettronico: gli Stati Uniti, Israele in modo privato e statale, quindi attraverso l'intelligence, ma anche imprese italiane sono molto attive e molto brave nello sviluppo di questi sistemi. La presenza di questi apparati permette di lanciare operazioni di spionaggio, di sorveglianza molto ampie a livello globale, e contro amici e contro nemici. Guido mi ha spiegato anche l'ambiguità della definizione di minaccia terroristica in un ambito delicato come quello dello spionaggio digitale. Molti di questi sistemi nascono per la lotta al terrorismo e qui siamo sempre al solito punto. Intanto servono per fermare delle minacce, ma ogni governo, dipende dalle latitudini, dipende dalle situazioni, considera la minaccia in tanti modi. Quindi per noi il terrorista chiaramente è uno dello Stato Islamico, uno di Al-Qaeda, ma in altri quadranti, in altri scacchieri, magari il terrorista è semplicemente l'oppositore e quindi utilizzano un sistema utile per combattere una minaccia, per reprimere o per tenere d'occhio o semplicemente per vedere quello che sta facendo una persona. Queste attività si rivolgono nei confronti di amici, perché secondo queste rivelazioni i sauditi e gli emirati si interessavano ai loro alleati libanesi. Ma perché devi vedere quello che fa il tuo alleato? Ma forse perché vuoi avere garanzie che quello che dice poi mantiene. Quindi la possibilità che danno questi sistemi è infinita, non è soltanto una questione di aggredire o attaccare, ma serve semplicemente per sapere, per conoscere. Io immagazzino dati, immagazzino informazioni, poi un giorno vedrò se mi possono essere utili o meno. In attesa delle prossime puntate di questa maxi inchiesta, una cosa certa la possiamo dire, Francesco: nessuno a questo punto è totalmente al sicuro. Esatto, Paul Lewis, il capo dei giornalisti d'inchiesta del Guardian, ha scritto una cosa secondo me molto vera.
chi all'epoca di Snowden diceva «se non hai niente da nascondere, dov'è il problema?», ecco, forse si dovrà ricredere. Allora, nel 2013, si pensava che il problema fosse stato risolto con la crittografia delle app di messaggistica e delle mail, che ora rende molto più difficile bucare la rete a cui si appoggiano. E invece negli ultimi anni si è andati molto oltre. Aziende come NSO, che peraltro non è l'unica, sono in grado di sviluppare software che possono prendere completamente il controllo di un telefono da remoto, anche dei più sicuri. Il mercato in cui si muovono queste aziende, secondo gli analisti, è una prateria senza regole. Possono fare quello che vogliono, anche perché molti governi sembrano più interessati ad avvalersi dei loro servizi che a metterli fuori legge. E questo rischia di essere un grosso problema, anche e soprattutto per le democrazie. Grazie Francesco Giambertone, Alessio Lana e Guido Olimpio. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai ogni mattina la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.